Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno a tutti voi. Capita a tutti e in più di un'occasione di dover dire di qualcuno: quel tale o quella tale mi ha deluso. Anche a Giovanni Battista probabilmente è accaduto. O se non a lui, certamente ai suoi discepoli. Il Vangelo di questa terza domenica dell'Avvento ce lo lascia intravedere abbastanza chiaramente. Giovanni aveva preannunciato con toni sferzanti che il Messia stava per irrompere sulla scena del mondo e avrebbe fatto piazza pulita di tutto in un batter d'occhio. E il Messia Gesù era venuto, solo che era entrato molto discretamente nelle vicende umane. A Giovanni sembrava che stesse perdendo il suo tempo, girando di paese in paese, intrattenendosi con gente semplice e povera, interessandosi di malati, di emarginati. Ma che Messia poteva mai essere questo se continuava a fare cose tanto insignificanti e semplici? Nel carcere in cui si trovava prigioniero di Erode, Giovanni attendeva qualche spiegazione. Mandò a dirgli per mezzo dei discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Non c'è bisogno di molte parole. La prima lezione per noi è proprio qui. Non succede anche a noi, e più di una volta, di restare delusi di Gesù Cristo, anzi di Dio stesso? Perché non si comporta come ci aspetteremmo? Non interviene nelle situazioni nostre o di questo mondo con quella tempestività e nei modi che vorremmo? Non è che alla fin fine hanno ragione quelli che non credono e dicono: se ci fosse un Dio le cose andrebbero ben diversamente? Sì, Dio a volte ci stupisce, o forse ci scandalizza, perché la sua logica non coincide con la nostra. È la logica dell'amore che, proprio perché è vero, agisce con pazienza e discrezione. La logica dell'onnipotenza che si fa strada nella debolezza, del rifiuto dei mezzi violenti, in un mondo che invece ne è molto esperto, ma che in compenso non ha più esperienza di misericordia. Dio entra nella nostra umanità non per le strade dell'imponenza, ma per i sentieri di tutti i giorni, le vie della quotidianità, forse anche banale. E agisce e opera a quel livello per renderci anzitutto più umani, più autentici, più fraterni, perché è proprio questo che conta alla fin fine. Buona domenica a tutti voi. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.